Fabrizio Preo del gruppo di lavoro di Via Piave e sei stato protagonista questa mattina, sabato, poco fa. Un'ora fa. Di uno scippo, cosa è successo? Di uno scippo avviene con le solite tecniche. Era un ragazzo di colore, robusto, in bicicletta sul marciapiede di Via Piave. E ad angolo con la via Cavallotti c'era una signora che camminava tranquilla, gli ha scippato la borsa. L'ha fatta cadere? No, semplicemente sfilata, sì. Probabilmente l'aveva sulla... Tu hai tentato di rincorrere? Io ero dall'altra parte della strada, ho attraversato la strada, ho tentato di rincorrerlo, ma lui in bicicletta, io ultra sessantenne, per cui non sono riuscito in niente. E non ho neanche visto in faccia, insomma, anche se così, dai connotati. Hai assistito la signora per caso? Sì, la signora era talmente scioccata che non ha detto niente. E ho detto, signora, documenti? Sì. E le chiavi? Ah, le chiavi di casa. Una disperazione. Per la cronaca, il mese scorso, 18 di giugno, mentre allestivamo la cena di quartiere in via Dante, stessa signora. La solita signora, là l'ho riconosciuto, l'ho anche denunciato e credo che l'hanno anche preso.